Buongiorno e ben tornati in diretta dalla Galleria Vittorio Emanuele, il salotto di Bocca in Galleria, la social TV della Libreria Bocca, spazio culturale aperto all'aperto. E oggi c'è proprio da dire all'aperto, perché c'è una piccola manifestazione in Piazza del Duomo, fischi fischietti, ma fortunatamente in teoria con i microfoni dovreste sentirci. E come in tutti i salotti che si rispettano, il fuori programma della giornata è qui ben rappresentato da Gabriele Burati. Eccola lì, oh, Covid per tutti. Benissimo. Fortunatamente lui è distanziato, come potete vedere la galleria è deserta, quindi stiamo rispettando quelle che sono le misure di distanziamento dettate ovviamente dal nuovo starnutisco in libertà DPCM, non parliamo in due perché il microfono è lo stesso. Caro Gabriele, io ti ho chiamato qui perché, a parte essere un amico della libreria, aver fatto qualcosa come 3 o 4 esposizioni personali da noi, aver partecipato a una decina di premi, esserti sempre qualificato come secondo perché sei un artista straordinario, intanto dici un attimino, se qualcuno vuole vedere le tue opere, dove le può trovare? Via social? Via social le può trovare sul mio profilo Facebook, Gabriele Buratti, la pagina che è Gabriele Buratti Buga, Instacats, Gabriele Buratti Buga. Sei ovunque. Sì, mettiamoci una mano sul cuore. Esatto, tra l'altro tavoli bellissimi di Carlo Apollo. Chi ce l'ha? Chi ce l'ha? E poi andiamo avanti a valutare chi ha cuore, chi fa le cose col cuore per noi o se le fa per qualche interesse diverso che non riguardi il cuore. Questa è la condizione sine qua non. No, quello che mi interessava è perché io te per un po' di tempo poi ci siamo persi, perché tu da artista sei diventato anche promotore culturale, hai organizzato delle straordinarie esposizioni, spazi pubblici, tra l'altro con opere di grandissime dimensioni, e comunque vorrei che tu ce ne parlassi. Il tema ricorrente era il rinoceronte. Sì, all'inizio fu rinoceronte, dal 2014 al Museo di Scienze Naturali di Genova, dove con la mia associazione Artists for Rhino, artisti per il rinoceronte, radunammo 46 artisti in, appunto nella sala principale del museo di Genova. Chiamando anche un esponente del mondo dell'antibracconaggio italiano, AIEA, Davide Bomben, amico che saluto, e che poi ha avuto modo di essere ospitato a Mediaset negli anni successivi. E quindi il tema era proprio unire il mondo dell'arte alla scienza, perché l'arte apre mondi e la scienza tende a studiarli, analizzarli i mondi per dare una spiegazione, quindi in un certo senso anche a chiudere in senso positivo, non negativo, analisi e sintesi. Per cui gli artisti hanno un grande compito oggi, che è quello di denunciare attraverso la loro arte, no? Di denunciare e di sensibilizzare soprattutto le emergenze più che altro ambientali davanti alle quali ci troviamo. L'ambiente ha delle sue specifiche caratteristiche che riguardano la continuazione della vita. La continuazione della vita passa attraverso una moltitudine quasi infinita di qualità, di cose, di caratteristiche, di componenti, e si chiama, la chiamerei diversità biologica, oltre che poi culturale per quanto riguarda le civiltà. E quindi la diversità biologica oggi è sempre più ridotta. Sappiamo bene che la diversità riguarda le possibilità di incontrare, di conoscere e di scoprire, quindi di vivere, di scoprire cose diverse, di vivere. E quando se ne va la diversità, se ne va anche la possibilità di accedere a tante cose. E tu a meno cose puoi accedere, a meno cose puoi partecipare. La libertà è partecipazione, come diceva il buon vecchio Gaber.
quindi se hai meno possibilità di partecipare, di accedere alle cose dell'università, sei meno libero, perché se tu sei in galera di diversità non ne hai tanta. O se tu sei estinto, come nel caso del rinoceronte. Se sei estinto, nel caso del rinoceronte non è estinto, fortunatamente, infatti, non tanto fortunatamente anche per il lavoro di chi in prima linea istituisce orfanotrofi per elefantini e rinocerontini, come nel caso di Sheldrick Wildlife, che attraverso Pengolife, nella filiale italiana appunto, ci ha permesso di fare qualche anno fa una mostra in favore dell'elefante, perché l'elefante è una specie a rischio, così come il rinoceronte. Per cui le mostre che si sono fatte hanno riguardato il... Hanno sempre avuto una tematica... Con una tematica sul rinoceronte. Poi ogni volta in musei o comunque in spazi istituzionali, abbiamo esposto a Sanremo con l'Istituto Tetis di Sabine Eroldi. Sabine Eroldi, coordinatrice scientifica, ricercatrice scientifica del progetto Pelagos sulle balene del nostro mare, che oggi sempre più spesso vengono speronate dalle grandi navi, oppure mangiano la plastica, come sappiamo bene, siamo pieni di plastica. Ci sono isole intere di plastica, grandi come continenti. Per cui sembra che il messaggio non sia tanto recepito, visto che il nostro governo ha adottato ha fatto fare queste decine di migliaia di tavoli, di banchi e sedie in plastica per le scuole. Infatti non si parla più di plastica da quando si parla di qualcos'altro, per cui... È sempre così, una notizia copre l'altra. Ascolta, io poi ti ho voluto qua, sempre molto interessante, è il motivo per cui ci vediamo meno, perché ti dai molto da fare, ma ti ho voluto qua perché tu sei il pioniere che io ho scelto, perché sono stato chiamato da Andrea Lo Iacono. E Andrea Lo Iacono è proprietario, insieme alla famiglia, al fratello Stefano e alla madre, della locanda del Gatto Rosso, che è condotta appunto da oltre 30 anni, si trova qui in Galleria Vittorio Emanuele, ma loro hanno un nuovo spazio, che è praticamente la locanda del Gatto Rosso Bistrò, che si trova al numero 5 di Piazza Meda, per intenderci, dove c'è l'imponente sole di Arnaldo, sole o città, la scultura, come volete chiamare, diciamo, scultura di Arnaldo Pomodoro, e tu lì all'interno del Bistrò sei il primo artista che espone opere, che poi sarà un ciclo che verrà appunto programmato dal parlante, cioè da me, Giorgio Liberia Bocca, di mostre, piccole mostre personali della durata di 1-2 mesi. Adesso la tua durerà comunque fino più o meno fine gennaio, anche per una questione legata alla limitazione di frequentare locali o di andare in giro, e quindi vorrei che tu ci parlassi di questo progetto che hai studiato, che poi in realtà sono 5 opere che tu hai messo lì, ma analizzando lo spazio, studiando lo spazio e quant'altro. Sì, sono opere relative quasi esclusivamente alla città di Milano, che ho fatto negli ultimi 5-6 anni, quindi ho ritratto la mia città. In centro invece c'è una New York, in cui campeggia il volo di un falco pellegrino in picchiata. Dato che la mia pittura è relativa ad una ricerca su come esprimere un monito, un domani in cui le città intanto si stanno assomigliando già oggi tutte sempre di più a un modello unico, globale, che fa parte di questo seguire delle idee uniche, dei modelli unici del globalismo. E tutte le città ormai assomigliano a New York, crescono grattacieli di qua, di là, di tutto, e perdono identità. Tutto perde diversità, che è la vera ricchezza, anche in campo architettonico. E allora che cosa succede? Che nella mia piccola esposizione alla locanda del Gatto Rosso, in centro campeggia questa New York con un falco in picchiata, che è il simbolo del ritorno e della possibilità, in poco tempo,
del ritorno della natura a riacquistare, a riconquistare anzi i propri spazi qualora noi non riusciremo a vivere in simbiosi anche con quelli, essa. Anche quelli metropolitani, ciò anche che è accaduto da aprile a maggio quando noi eravamo bloccati in casa e gli animali hanno iniziato a frequentare, a colonizzare. Magari non le grandi metropoli ma sicuramente i posti metropolitani. Esattamente, esattamente. Gli animali sono sempre a casa loro, si faranno spiaccicare sulle strade, ahimè, si faranno uccidere come mamma cinghiala e i cinghialini in Roma, perché loro non è una strada che attraversa un bosco, scusami, non è un animale che attraversa la strada nel bosco, ma è la strada che attraversa il bosco. Esatto. Quindi ciò che fa capo un po' al pensiero, al concetto della mia pittura è proprio questo, è il fatto che ci stiamo derealizzando, stiamo andando verso l'ombra di noi stessi, lasciando a casa dei principi fondamentali della cultura, smaterializzandoci in ciò che poi io come dire, esprimo attraverso i codici. Tu sai che tra l'altro, infatti, te lo stavo chiedendo, molto spesso nelle tue opere compaiono quelli che noi commercianti chiamiamo codici a barre, che identificano la natura del prodotto e il prezzo, e sì. Nei tuoi quadri è un soggetto abbastanza ricorrente. Sì, la ricerca del codice in pittura parte più o meno dal 2000-2001, quando io dipingevo i primi, diciamo così, codici relativi alla pittura e alla incisione rupestre, dove c'era un'analogia tra il mondo vissuto e quello poi ritratto dall'uomo quando capiva di avere superiorità intellettiva e quindi di conquista, anche quindi un potere sugli animali, quindi li dipingeva o li incideva sulle pareti delle rocce. Questo poi diventò linguaggio, i segni diventano linguaggio, e chi ha un linguaggio rispetto a chi non ce l'ha ha un potere, quindi il linguaggio è potere, dipende che linguaggio hai. Oggi il linguaggio è nei codici, è nella codificazione di tutto, nella numerificazione, una parola che non esiste forse. Sì, è un neologismo ma accettabile. Ecco, di tutto, tu sei un numero, io sono un numero, siamo numeri, per cui il mondo digitale, virtuale, che non si tocca... Che è tutto quantificato con 00011... 01, c'è, non c'è, 01, per cui che è il linguaggio binario dell'elettronica, tra l'altro. Quindi io misi a un certo punto, intorno all'anno 2000, in relazione un codice a barre con una incisione, una pittura rupestre, a identificare ciò che penso che sia il nostro tempo, un nuovo tempo. Siamo in un'era primitiva, non si sa quanto durerà, ma siamo in un'era primitiva delle macchine. Deleghiamo le macchine, tutto, al mondo virtuale, ciò che sta nel reale. E il rischio è quello di smaterializzarci. Per cui, accostando i codici, appunto, nella fattispecie, i codici a barre, coi codici anche degli animali, poi successivamente, per esempio quella della zebra, che ci assomiglia, no? Per grafica, ogni zebra ha un codice diverso. Certo. Che lo zebrino, il figlio, riconosce la madre dal codice che ha. Mentre tu sai benissimo che questo è un tavolo fatto a mano, forse, quindi è unico, ma tutte le varie cose, come questo cappellino, questo cellulare, hanno un codice che sta ad identificare che è un prodotto ripetuto n volte uguale. In serie. Pensa quando l'ingegneria genetica, probabilmente già adesso, ma non viene espresso, non si sa, ovviamente non viene comunicato, quando ti chiederanno: lei vuole un figlio, come lo vuole? Io lo voglio come Giorgio Ordetti, anzi meglio, come Gabriele Burati. Più o meno con le cellule staminali come questa signora che appena passata. Ci stiamo arrivando. Come Brad Pitt o come qualche figona del momento, non lo esatto. So. Per cui non sceglie più il mistero per noi, per chi è religioso, Dio. Ma sceglieremo noi col nostro limite materiale, perché e quindi diventeremo tutti uguali come le rappresentazioni degli alieni, no? Sai che sono sempre tutti uguali, sì, non hanno sesso e sono tutti uguali.
e stiamo andando incontro, mi sembra proprio che stiamo andando incontro a questo. Guarda Gabriele, è sempre un piacere vederti, perché sei un ospite poliedrico, ecco, mettiamola così. Io ti ringrazio, ricordiamo appunto Caffè Bistrò, la locanda del Gatto Rosso in Piazza Meda al 5, tra l'altro si trova in un palazzo anche storico milanese, quindi un'occasione per andare a mangiare e vedere le opere di Gabriele Erbulatti. Per qualsiasi tipo di informazione, certo, sull'opera, Libreria Bocca. Esattamente. Cosa avevi lì? Cosa avevi lì? No, avevo il prossimo DPCM sarà, già dato che non basta, cioè sarà questo. Per cui, cari signori, occhio non vede, cuore non duole. Io vedo e dolgo in questo momento, in questo modo forse dolgo meno, però almeno parlo. Comunque è il Palazzo Bolchini in Piazza Meda 5, ecco, abbiamo trovato anche. Ottimo. Una buona giornata. Grazie, ciao a voi.